grazie per l'invito, grazie al sindaco, ad Alessandro, agli assessori, a tutti voi che siete presenti in questo incontro. Devo dire la verità, questi primi mesi di lavoro sono stati mesi di lavoro proficui, questo grazie anche all'importante rapporto di collaborazione che c'è istituzionale tra la nostra regione e il governo. Io 20 giorni fa ero a Roma al MEF insieme al vice ministro per l'economia Laura Castelli. Devo dire la verità, la partita legata al PNRR è una partita molto importante che vede diverse risorse che arriveranno sui nostri territori e che avranno un forte impulso dalla sanità ai trasporti a quella tanto, quel tanto decantato cambio anche energetico che la nostra regione si appresta a fare in questa transizione energetica che vede i nostri territori interessati e come sapete dove c'è particolare attenzione da parte del territorio, da parte di tutti i sindaci e degli amministratori coinvolti. Devo dire la verità, il lavoro che si sta facendo in regione, che sta facendo anche Alessandro con tutto il Dipartimento dello Sviluppo Economico, è un lavoro poderoso. Noi in regione abbiamo sì un problema sicuramente che è quello legato al personale, ma questo riguarda un po' tutti i dipartimenti. Abbiamo una carenza di personale a cui stiamo mettendo mano con un grande lavoro anche per individuare quelle risorse necessarie a portare avanti tutte le misure di cui soprattutto le piccole, le medie imprese sono interessate. Purtuttavia devo dire la verità, i funzionari che oggi ci sono fanno un lavoro incredibile, penso al dottor De Vito, penso tutto a tutti coloro che sono interessati in Puglia Promozione che hanno costantemente un rapporto con l'assessore De Vinoci, ma anche devo dire con tutte le parti istituzionali presenti in regione. Questi sono questo quinquennio per noi che se sappiamo cogliere l'opportunità veramente di trasformazione dei nostri contesti sociali ed economici. Devo dire la verità, nel periodo